Il governo Perto può svolgere un ruolo significativo nel promuovere lo sviluppo sostenibile, fornendo trasparenza, riconoscibilità, partecipazione, responsabilità e stimolando l'innovazione nella relazione fra le istituzioni e la società civile e gli attori non statali. Allo stesso tempo, la contaminazione delle politiche di partecipazione con i principi per lo sviluppo sostenibile ne possono rafforzare non soltanto l'orientamento alla sostenibilità di lungo periodo, ma anche la giustizia sociale e la riconoscibilità da parte degli attori, delle parti sociali. La contaminazione fra questi due ambiti di policy è stata una delle lezioni apprese più importanti per noi nel corso del progetto pilota. Il fatto di poter reciprocamente dialogare per migliorare le potenzialità dell'ingaggio multilivello, del multiattore, poter far parlare attori molto diversi, aprire degli spazi di coprogettazione, le modalità con cui questi spazi si possono gestire, le necessità che derivano dalla gestione del post-pandemico e quindi l'immissione di modalità di partecipazione attraverso piattaforme digitali, PartecipaPA è una delle più importanti da questo punto di vista. È stata per noi una palestra molto importante, uno spazio di riflessione in cui mettere alla prova ipotesi, ragionamenti, soluzioni innovative legate allo sviluppo sostenibile. In generale, suggerirei che tutti i processi di policy possano aprirsi al governo aperto e al policy making territoriale nazionale orientato ai principi della sostenibilità e del governo aperto, perché è necessario per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, trovare un ambito di incontro, un piano di incontro e di innovazione delle istituzioni attraverso le politiche di governo aperto e sicuramente questo ci porterà nella traiettoria e nel solco delle politiche di sviluppo sostenibile. Significa aprire le porte della governance pubblica ai cittadini, al loro spirito di innovazione, al potenziale di innovazione delle imprese, all'orientamento alla coprogettazione che in qualche modo le politiche devono assumere il prima possibile. Significa dotarsi di strumenti che ci consentano di andare in questa direzione, gestendo e facilitando come istituzioni questo processo.